Pavia 1 TV. La TV per tutti. Buongiorno e buon 8 marzo alla provincia di Pavia all'ascolto, a tutte le donne, in particolare ad Alessandra Bazzardi, segretaria del Partito Democratico a Voghera, che è nostra gradita ospite. Buona festa della donna. Buongiorno, buon lunedì 8 marzo e buona festa delle donne a tutte le donne, di tutti i partiti e non. Bellissimo messaggio per partire, e intanto devo dire questo: abbiamo voluto, perché quando ci siamo sentiti per trovarci oggi, perché io potessi farle gli auguri, ma anche perché si potesse, ecco, vivere in modo non retorico questo giorno, volevo avere Alessandra Bazzardi per parlare della sua attività professionale nel mondo letterario, della sua attività politica appassionata e aperta anche a momenti difficili che stiamo vivendo, che richiedono a tutti, anche a Voghera, di avere una grande apertura verso il futuro e una grande apertura anche verso il dialogo. Dialogo che manca. Non manca solo quello fra uomo e donna, ma in verità spesso manca il dialogo proprio all'interno della comunità, e questo fa sì che poi volino gli stracci anziché magari costruire attraverso un confronto anche dialettico un po' di futuro. Allora, com'è? Partiamo dall'analizzare questo. Com'è stato il tuo percorso nel mondo professionale, nel mondo del lavoro? Tu hai diretto un'importante realtà di un grande gruppo editoriale internazionale, perché molti ti conoscono come segretario del PD di Voghera, ma in realtà questo pezzo di tua vita lo ignorano. Oggi sei un'agente letteraria molto, come dire, dinamica. Volevo chiederti, nel tuo mondo del lavoro, nel tuo percorso professionale, quanto ti ha dato l'essere donna, e magari anche quanto ti ha tolto in alcuni momenti, se è successo? Allora, partiamo con il dire che io sì, sono sempre stata vogherese, ma per una certa, nel senso che sono nata, sono vissuta e sono sempre stata anche un po' conosciuta come la figlia del prete del Bazzardi, no? Come ognuno di noi ha un po' delle etichette. Come poi io ho lavorato per 23 anni a Milano, rimanendo sempre a Voghera, però confrontandomi, come dicevi tu, con una realtà che è molto diversa, perché io ero come direttore della, a me piace dire direttore, segretario, cioè non femminilizzando la parte femminile, la versione femminile degli incarichi, di un gruppo che all'epoca, una casa editrice che adesso è diventata HarperCollins, Federale che Mondadori, quindi una joint venture tra la Mondadori e il più grosso gruppo editoriale canadese di romanzi d'amore, gli Harman, insomma, ma non solo, perché abbiamo fatto un po' di tutto in questi anni, dove il mondo era proprio, il focus era proprio il femminile, cioè sono stati fatti degli studi attraverso questi romanzi che sono nati nell'81, beh, io ero bambina, non ero ancora in redazione, però proprio sul cambiamento della donna sociale attraverso l'evoluzione nei romanzi, cioè quindi come veniva presentata una protagonista, ad esempio negli anni 80, poi nel 90, se pensiamo che poi a un certo punto è nata quella che è stata chiamata la chiclit, cioè qualcosa che non era un po' alla Sex and the City, alla Bridget Jones, era qualcosa di diverso da quello che era il canone tradizionale della donna. Quindi tutto questo per dire che per me il mondo femminile è sempre stato al centro, perché è ovvio, c'era una realtà molto femminile, una redazione femminile, ho avuto delle cape femminili e di femminili, di donne, e cosa mi ha tolto e cosa mi ha dato? Sicuramente per arrivare a un posto di direzione, di responsabilità, una direzione di un reparto, ci è voluto tre volte tanto, perché è chiaro che una donna deve dimostrare ancora di più. Poi forse in quel mondo in cui comunque c'è una sensibilità, in cui
il percorso è diciamo più semplice, nel senso che comunque erano tematiche più al femminile, è ovvio che le donne potevano dare una potenzialità ancora, un livello ancora più alto. Però anche lì ci sono stati sempre dei problemi, anche a livello di donne. Io ho avuto dei capi uomini e dei capi donne, con dei pro e dei contro. Una donna deve fare i conti con la carriera, con il fatto di essere mamma, di avere una gravidanza, poi di dover lavorare. Io ho viaggiato fino all'ottavo mese sui treni, quindi insomma, cioè, ci sono tante cose. Però quando una donna arriva, perlomeno io ho sempre fatto così, cioè quando arriva in un posto di comando, chiamiamolo così, cerca sempre un po' di ricordarsi com'era prima, cioè io ero stata redattore, io ero stata comunque un capo redattore, poi ho fatto carriera, ma bisogna sempre un po' confrontarsi e ascoltare quella che è la base. E questo un po' io ho cercato di riproporlo un po' in politica. Ecco, ferma, perché volevo dire, rispetto a questo, a questa cavalcata, volevo dire un paio di cose. La prima, le competenze, e così come la simpatia e l'antipatia, non sono uomo-donna. La donna però certamente ha alcune sensibilità in più, ma quando vuole magari anche alcune cattiverie in più, nel senso che sa magari quali tasti toccare. Io dico sempre che i due uomini che bisticciano in ufficio il giorno dopo si ritrovano e hanno dimenticato veramente tutto, no? Che se ai confini dell'incredibile. Invece fra donne non sempre è così, cioè forse alle volte bisogna anche, ecco, riscoprire la solidarietà femminile, fatta di anche sapersi perdonare, sapersi capire, sapere che ognuno è diverso dall'altro e dall'altra, e che ognuna è in grado anche magari di insegnare qualcosa all'altra. Io vengo però a un discorso, perché per me nell'editoria, nella comunicazione, nel giornalismo, il tema uomo-donna si è perso illo tempore, non ci sarebbe neanche bisogno dell'8 marzo, a dire la verità. Mentre in politica sì. Cioè, in politica, al contrario, abbiamo visto cosa è successo anche all'insediamento del governo di Mario Draghi, le donne sono le animatrici della politica sui territori, ma poi quando si fa la rosa dei ministri ci si dimentica che ci sono delle donne competenti, perché si cresce, ma poi quando c'è da avere il posto, diciamo, più importante, c'è sempre l'uomo che magari piagnucola, lo elemosina e lo pretende, e invece la donna che rimane indietro. Com'è il rapporto fra donne e politica? Vero, questo è vero. Noi abbiamo ad esempio una federazione con una segretaria provinciale donna, siamo parecchie anche donne, segretario comunque, consigliere comunale, noi abbiamo una consigliera comunale donna. Abbiamo tante figure femminili che stanno portando avanti, che stanno facendo politica, ma anche a livello nazionale. Ricordiamoci che il PD ha una presidente donna con due vicepresidenti donne, quindi la Cuppi con la Scani e la Serracchiani. Uno dei problemi che ha portato anche un po' alle dimissioni di Zingaretti è stato anche questo discorso, come dici tu, delle quote rosa. A me però non appassiona questo, cioè non mi piace dire metto su tre ministri una donna perché così metto le bandierine, cioè, perché faccio vedere no. Perché se poi la metto e non ho, cioè, è questo che noi donne dobbiamo crescere, cioè dobbiamo creare delle figure che siano molto autorevoli. Noi abbiamo avuto delle ministre, abbiamo avuto la Pinotti che era venuta qua anche per, cioè delle persone che hanno comunque abbiamo Marina Sereni, cioè delle persone che hanno uno spessore politico che potrebbero essere uomo o donna, ma che comunque hanno delle competenze. Quindi impariamo a ragionare per competenze, impariamo a essere più solidali, a essere più... Perché la provocazione è: chi avremmo messo come ministra donna? Chi avremmo sostenuto? L'avremmo poi sostenuta tutti? Cioè, ci vuole più solidarietà, assolutamente, su questo sono d'accordo. E anche solidarietà per non difendersi dagli uomini, perché non c'è da difendersi, ma essere un po'... Per essere appunto competitivi. Sui territori invece stiamo lavorando parecchio, ripeto, abbiamo una federazione molto attiva con una segretaria. Ecco, ma la federazione è molto attiva, però anche Voghera ha reagito benissimo, cioè anche di fronte a questo vento che vuole il centrodestra al governo, se si votasse oggi anche alle politiche andrebbe così, Lega e Fratelli d'Italia
farebbero un gran pieno di voti, è successo anche a Voghera, ma a Voghera Alessandra Bazzardi non si è persa d'animo e ha lanciato una bellissima esperienza di tavoli tematici anche di non iscritti al Partito Democratico che saranno chiamati a portare un contributo e a dire la loro. Ecco, anche sì, questa cosa, secondo me, questa cosa è più donna invece che uomo, perché l'uomo ha il tema della leadership e dice, ah no, noi dobbiamo essere forti, coriacei, non mollare. Invece probabilmente anche questa sensibilità femminile ha portato ad aprire la discussione in un momento in cui c'è anche bisogno, Bazzardi, vero, di essere capaci di parlarsi, di costruire, di pensare al futuro. Non è facile oggi pensare al futuro, invece anche questa apertura che il Partito Democratico di Voghera ha voluto dare vuol dire la città e il suo futuro non sono temi di destra, di sinistra, tra una dicotomia tra iscritto e non iscritto sarebbe stata sbagliata. E allora avete lanciato questa idea molto bella. Da cosa è nata? Allora, è nata dal fatto che intanto bisogna, in ogni caso, sia quando si vince sia quando si perde, portare avanti quello che erano le basi e i punti programmatici in campagna elettorale. Cioè un programma elettorale non deve essere appunto solo elettorale, poi lo metti nel cassetto. Noi avevamo 20 punti che sono stati tramutati in progetti, commissioni, chiamiamole così, che avevano questo duplice obiettivo. Intanto di coinvolgere più persone nel partito, perché in un partito c'è il segretario, c'è il consigliere comunale, c'è una segreteria, ma è sempre non qualcosa di poco, ci sono sempre poche persone, no, che agiscono, e invece mettendo a capo di queste commissioni persone che non sono né segretario né consigliere comunale né facenti parte della segreteria, mi pareva di dare un po' più di spazio, cioè di dire vabbè, è un momento di difficoltà del partito, quindi tutti si devono prendere un pezzettino. E dall'altra parte invece di presidiare dei temi, e adesso però il primo che abbiamo proprio portato avanti, dei temi anche per aiutare poi il lavoro in consiglio comunale del partito, ma soprattutto di aprirsi alla città. Cioè io nelle nostre commissioni fanno parte persone che non sono iscritte al PD, persone che sono, fanno parte anche dell'opposizione, che sono dei civici, che sono, io chiederò ai 5 Stelle se vogliono entrare con noi, ho chiesto al gruppo di Nicola Fronti, cioè, ma lo chiederò anche ad altri cittadini normali, normali, cioè semplici cittadini. Il progetto quartieri nasce così, cioè tu fai parte di un quartiere, hai voglia di metterti in gioco per segnalare quelle che sono il malfunzionamento, che non è sempre fare le pulci alla giunta, ma anche aiutare a risolvere dei problemi della città. Bene, vieni a far parte di noi. Ad esempio, una commissione che sta andando avanti, sta lavorando tanto, è la commissione sanità, che non fa obiettivamente solo il punto di quanti vaccini stiamo facendo, sta lavorando su quelli che è un documento di proposte per la regione, per il nostro gruppo ovviamente, da confrontarsi con la regione su tutta la ristrutturazione della sanità regionale. E quindi voglio dire, è un contributo che il partito di Voghera, con dei tecnici, con dei medici, con degli esperti, sta dando al nostro gruppo da portare poi alla discussione della regionale. Quindi insomma, questo è un po' l'obiettivo. Poi non è semplice, insomma, perché la politica è anche questione di tempo, è anche questione di aver voglia di mettersi in gioco. La politica a livello locale è gratis. Io però volevo dire, se mi permetti, una cosa Intanto state vedendo, cari ascoltatori, che oggi io potevo anche non esserci, anzi potevo lanciare la trasmissione e andarmene, scherzo. Concludiamo perché io poi delle domande, il tempo corre qui. No, volevo solo citare e dire che a Voghera siamo 3 segretari, no? Donne. Partito Democratico, Lega, la Lucchini, che lì, ammettiamolo, cioè da quando comunque c'è lei, la Lega insomma ha fatto parecchio. E poi Azione con Silvia Simeone. E quindi sono 3 donne e mi sembra una giusta rappresentanza, no? Femminile. Basta, solo questo. Sì, sì, è indubbio che siete forti e che siete anche al centro della scena, più per quello che sapete fare che per l'essere donne, però è stato sicuramente più difficile farsi largo
in un mondo che comunque, lo dicevamo, cosa è successo quando è nato il governo. Io poi sono anche contrario sia a parlare di sindaca, io parlo a Garlaschelli per dire del sindaco di governo, non la chiamerò mai sindaca, per me è il sindaco e non è quello il rispetto della donna, non è usare il femminile, le parole, il rispetto di genere è tutta un'altra cosa, non c'entra assolutamente niente con questo. Però dicevo, abbiamo il primo sindaco donna a Voghera, ad esempio, in Paola Garlaschelli. Sta cambiando molto, sta succedendo molto, e devo dire che la gratuità dell'impegno a livello locale, per chi lo fa per gratuità di impegno, non avendo né indennità da parlamentare né altro, io credo che valga molto. Volevo sapere una cosa, a proposito di questo momento difficile, io penso che la donna sia sempre stata e sia sempre importante, ma in questa fase qui, in questo 2020/primo trimestre 2021 micidiale, no? Il ruolo della donna come perno e pilastro della famiglia è diventato, perché poi c'è anche questa altra dimensione della donna, no? Impresa, politica, ma anche casa e famiglia. E in questo momento, come non mai, è importante ricordare anche questo ruolo cardine, Bazzardi. Assolutamente, ecco, con anche tutti i problemi delle convivenze, delle violenze, cioè insomma, sarebbe un tema amplissimo, però la donna è un po' proprio il cardine, cioè quella che mette insieme i pezzi, che mantiene l'equilibrio, che coordina, che gestisce le cose, magari anche in un modo più emotivo, però alla fine riesce a fare, no, c'è sempre questa barzelletta, no, per cui le donne fanno 7 cose insieme mentre l'uomo ne fa una per volta, ma è vero, cioè io mi rendo conto che magari intanto che sei al telefono e cucini... Mi dissocio apertamente, anche se è l'8 marzo, no. No, in effetti è vero, cioè il discorso è questo, che anche se sta cambiando molto, ormai c'è l'uomo che cucina, l'uomo che bada ai figli, l'uomo che bada alla casa, non sono tutti così, alcuni sì, alcuni no, però sicuramente un discorso è questo, nell'organizzazione di una giornata per la donna la questione della famiglia viene sempre al primo posto, e se deve anche lavorare comunque al primo posto c'è quel pensiero. Questo è proprio anche probabilmente connaturato anche all'essere madre, no? Quindi al generare vita e poi non abbandonare mai l'attenzione al focolare domestico. Il padre di solito è l'uomo, anche oggi, anche nelle coppie più smart, più aperte, però si occupa di alcuni dei temi, il grosso del lavoro è a carico ancora del mondo femminile. Assolutamente, anche se, voglio dire, ci sono dei casi in cui magari, voglio dire, la donna ha un ruolo lavorativo per cui l'uomo si occupa più della famiglia, però è proprio anche una questione di rapporto, di essere, di appunto di essere madre, di essere comunque sempre legata a una sfera familiare, e poi la famiglia, che poi è una famiglia con figli, ma anche genitori, parenti, cioè noi tendiamo proprio un po' anche a organizzare la vita e a controllare un po' tutto. D'altronde, insomma, siamo fatte così, come diceva Fiorella Mannoia, no? Quindi come cantare. No, però siete un grande valore, e non possiamo non dedicare un pensiero anche alle donne, medico, operatrici del soccorso, a tutte quelle donne che sono in prima linea da marzo 2020 nella lotta al Covid. Guardate, tra i ricercatori, io questo lo so, mi ha anche colpito molto questo dato, non tanto perché consideri la donna incapace di farlo, ma sul totale dei ricercatori che per esempio operano su questo fronte, no, per debellare questa terribile malattia, questa terribile pandemia. Fra le ricercatrici che hanno portato alla nascita dei diversi vaccini, il ruolo della donna è assolutamente il più importante. Più della metà di questi team di ricerca sono fatti da donne, e questo è un pensiero che dedichiamo in questo 8 marzo proprio a chi, anche oltre che operatrici del soccorso e medico, anche magari chi indossa una divisa delle forze dell'ordine, chi rappresenta lo Stato, chi in questo frangente, no, a Bazzardi, è stato chiamato a un lavoro straordinario e anche pericoloso da un certo punto di vista. La prima persona che ha comunque avuto
l'idea, l'ha sospettato il Covid, è stata una donna, è stata questa dottoressa, cioè, quindi c'è stata comunque una partecipazione e ripeto, tantissime donne, ma adesso noi parliamo delle donne appunto impegnate, ma anche semplicemente le commercianti, le persone che si danno da fare nelle parti sociali, cioè tantissime donne che io mi sento veramente di ringraziare, perché è facile a volte parlare, dire, ma poi ci sono veramente delle persone che ci mettono proprio la faccia, ci mettono l'impegno ogni giorno e noi dobbiamo ringraziarle. Quindi, insomma, oltre a un fiore, a una mimosa virtuale, va proprio un ringraziamento totale a queste donne che hanno con coraggio portato avanti. Ci ricordiamo tutti l'infermiera che si era addormentata sulla tastiera, cioè ci sono in questo anno abbiamo degli episodi di donne che sono diventate un po' simbolo, no? di questo, della pandemia. Verissimo, e sempre simboli di abnegazione, di attaccamento al lavoro, donne della scuola, adesso sì. Abbiamo le scuole chiuse, no? Abbiamo le scuole chiuse, temiamo la zona, cioè la zona rossa, zona arancio rafforzato, il mondo scolastico è fatto di donne professioniste, maestre, insegnanti, professoresse, dirigenti scolastiche, che davvero anche sul nostro territorio della provincia di Pavia garantiscono dei servizi fondamentali, lo hanno fatto con coraggio, no? Non hanno neanche avuto la sensibilità nella prima fase di vaccinare il personale della scuola, lo si sta solo facendo in questi giorni, quando ormai purtroppo a parte i nidi, anche in provincia di Pavia è tutto fermo, però loro ci sono sempre state, no? Con i presidi, le mascherine. Voi pensate, dico agli ascoltatori, tenere una classe di bambini delle elementari con le mascherine, con i distanziamenti, con i gel igienizzanti, con tutte queste cose, ci vuole coraggio, ci vuole anche amore per questa professione. Ecco, la donna sa amare di più quello che fa. Non è sempre vero, ma forse un po' sì. Sì, sa amare, a volte dovrebbe avere appunto più una lucidità maschile di organizzazione, però ripeto, lì è proprio anche una questione proprio personale, al di là dell'uomo e donna. Io vedo che, ripeto, tutte le donne con cui io vengo a contatto nei vari ambiti, per dire anche a livello, prima parlavamo dell'ambito editoriale, cioè tantissime giovani editor, ma anche autrici che si mettono in gioco, lo fanno proprio per passione, lo fanno perché io ho tante autrici, ad esempio, che scrivono, e scrivono di notte perché hanno una famiglia, hanno un lavoro, ma hanno un desiderio magari di realizzare questo sogno, che è di diventare scrittrice oppure diventare comunque tentare, no, questa carriera, e lo fanno, ripeto, non professionalmente, ma magari proprio come desiderio, e questa è una cosa bellissima, perché è una passione trasversale che ci accomuna. Quindi, insomma, dovremmo essere un po' più così consapevoli. Ecco, io mi sono dimenticata, perché poi parlo poco, di citare Michele Sizia, che è la nostra responsabile della conferenza donne, perché il PD è comunque un partito, poi non le rappresenta, però comunque che ha una componente, anche una tematica forte con la conferenza nazionale, con la conferenza delle donne democratiche. E lì è un altro modo per appunto far uscire candidature, per creare e supportare le amministratrici. Insomma, dai, donne, forza donne! Forza donne, non possiamo non chiudere con un auspicio di Alessandra Bazzardi abbiamo parlato di provincia, abbiamo parlato di regione, di tematiche nazionali, per Voghera. Che cosa si augura Alessandra Bazzardi per Voghera? Dovesse esserci per questo 8 marzo, non solo per il pianeta donna, ma per il pianeta famiglia, per il futuro della terza città della provincia di Pavia. Allora, io mi auguro intanto che ci sia un po' più di dialogo, perché vedo che ci sono posizioni molto, molto distanti tra quello, soprattutto il sindaco, e mi spiace. Ecco, ad esempio, io voglio andare a incontrare il sindaco, mi piacerebbe avere un confronto con il sindaco, e vorrei che mi ricevesse per scambiarci delle idee, ma anche capire come si può lavorare
in città, su posizioni ovviamente diverse. E quindi prego un po' che ci sia un po' più di vicinanza, di opposizione costruttiva, ma anche di vicinanza più dell'amministrazione. Poi i ruoli, come diciamo sempre, noi siamo da anni in opposizione, quindi voglio dire, sono quelli, chi amministra, chi fa l'opposizione, però cerchiamo di venirci incontro un po' su questo, quindi un po' la comunicazione, anche questo progetto delle botteghe del sorriso, leggo, non siamo stati ricevuti, perché bisogna forse un po' più parlarsi. E un metodo molto bello per capire, per parlarsi, è leggere un libro. Sarò controcorrente, quindi io vorrei dire, questo 8 marzo, oltre a regalare una mimosa, regalare dei fiori, portare a cena, non si può perché mandare a casa una cena. Care donne, recupererete, adesso non si può. Vi consiglio un libro che è Cambiare l'acqua ai fiori, che è un libro molto particolare di un'autrice francese che ricorda un po' l'eleganza del riccio, che racconta di questa donna che è una custode di un cimitero, che però sente tutte le storie di chi va appunto a trovare i propri cari. E le donne hanno anche questo significato di ascoltare, quindi ascoltiamoci un po' di più. Ascoltiamoci e soprattutto cerchiamo di mettere un po' da parte quelli che sono i personalismi per ricostruire il futuro di questa città, almeno non per noi ma per i nostri figli, perché sinceramente non è uniti, figuriamoci se ci facciamo la guerra, e questo in tutti gli ambiti. Questo in tutti gli ambiti, assolutamente. Noi rinnoviamo i nostri migliori auguri di buon 8 marzo ad Alessandra Bazzardi e con lei a tutte le donne impegnate nel mondo, con la famiglia, nel mondo delle professioni e nel mondo politico, sperando che davvero non sia una festa retorica. Ecco, oggi meno mimosa e più riflessione così. Sicuramente sarà un bel 8 marzo. Buona giornata, a presto. Grazie, auguri a tutti. We'll be right back.